San Sebastiano era un militare romano di alto rango. Ai tempi dell'imperatore Diocleziano, tra III e IV secolo d.C., aveva sfruttato la propria autorità per proteggere segretamente i cristiani e diffondere il nuovo credo. Quando venne scoperto e catturato dai romani, si rifiutò di rinnegare la propria fede e fu quindi giustiziato. Venne fatto legare a una colonna e colpito ripetutamente a morte da innumerevoli frecce scagliate dai soldati romani, crudeli esecutori della condanna a morte. È il santo che si invoca contro la peste, e questo spiega la straordinaria diffusione della sua immagine in un periodo in cui l'Europa era tormentata da epidemie. La tela risale al 1482-1485, tempo delle nozze tra Chiara Gonzaga, figlia del marchese Federico Gonzaga di Mantova, e Gilberto di Borbone, principe di Alvernia, regione della Francia centro-meridionale. Del dipinto esiste un precedente, il San Sebastiano di Vienna, caratterizzato da un'impostazione simile, e un'altra versione più tarda ed espressiva a Venezia. Fu commissionato al grande Andrea Mantegna, artista veneto che divenne molto presto pittore di corte presso la famiglia signorile dei Gonzaga a Mantova. L'artista vi si trasferì verso il 1459 con tutta la famiglia, assumendo anche il ruolo di consigliere artistico e curatore delle raccolte d'arte della città. Ed è per questo che si occupò della realizzazione di questo straordinario dono di nozze. La meravigliosa monumentalità della figura di San Sebastiano, il dettaglio con cui sono descritti la colonna antica e i frammenti scultori in primo piano riflettono il fine gusto antiquario del Mantegna. Egli, fino dai primi esordi della sua formazione presso la bottega di Francesco Squarcione a Padova, fu un disegnatore e incisore molto attento al rigore archeologico dei propri quadri. Nel corso della sua carriera artistica sviluppò un gusto per l'arte classica sempre più ricercato. A Mantegna piaceva studiare gli antichi greci e romani, le loro sculture e architetture. Amava mettere in mostra le proprie conoscenze nella creazione dei corpi dei personaggi e nei fondali dei suoi dipinti. Come nella sua Crocifissione, custodita al Louvre, sullo sfondo vediamo ammassi rocciosi dominati dalla presenza di città antiche con i loro castelli e le loro mura. Notiamo anche la presenza delle figure dei due arcieri in primo piano, la cui espressione crudele dei volti è rappresentata dal pittore con un realismo eccezionale. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!